Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie. Giancarlo Magalli e Adriana Volpe hanno finalmente messo da parte le divergenze, dopo anni di battaglie legali che li hanno visti protagonisti di controversie e liti in tribunale. Il conduttore è stato condannato per diffamazione nei confronti della collega, ma sembra che ora le acque si siano calmate. Le tensioni tra i due risalgono al passato, con Magalli che aveva espresso apertamente la sua antipatia nei confronti di Volpe già nel 2016. Le liti in diretta e sui social hanno portato entrambi davanti alla giustizia, con Magalli che è stato condannato a risarcire la collega con una somma di denaro e a coprire le spese processuali. Il recente libro di memorie di Magalli, intitolato Fantastici, ricordi, amicizie, incontri, sembra aver contribuito a riappacificare i due colleghi. Dopo l'ultima udienza, Magalli ha dichiarato al Corriere della Sera di aver finalmente fatto pace con Volpe, abbracciandosi commossi e mettendo da parte le divergenze del passato. La causa giudiziaria si è chiusa con la condanna di Magalli e il riconoscimento da parte del tribunale che il post diffamatorio su Facebook ha danneggiato l'immagine e la reputazione di Volpe. L'avvocato della conduttrice ha sottolineato che il messaggio diffamatorio ha contribuito a diffondere pregiudizi su di lei, mettendo in discussione le sue capacità professionali. Ora che la causa legale è alle spalle, sembra che tra Magalli e Volpe sia tornato il sereno. L'emozionante riconciliazione tra i due colleghi alla fine dell'ultima udienza ha portato Magalli a dichiarare che non voleva offendere nessuno e che sarebbe addirittura disposto.